Ispirazione quotidiana. Oggi permetto al potere più grande di me di fluire in me e attraverso di me. Citazioni di oggi. Li condurrò per sentieri che non hanno mai conosciuto. Isaia 52,16. L'illuminazione deve arrivare a poco, altrimenti ci sommergerebbe. Idries Shah. Ispirazione di oggi. A volte ci troviamo di fronte a problemi che non sembriamo in grado di risolvere. E proprio quello è il momento per dimostrare a noi stessi che c'è un'intelligenza che sa come far accadere le cose per noi. Prendiamoci allora in quei momenti qualche istante per affermare con fiducia l'esistenza di questa presenza e crediamo veramente che ci stia guidando. Questo è l'innesco dell'apertura del canale. Ora pensate al vostro problema e portatelo consapevolmente nel vostro pensiero, non come un problema, ma come se steste già ricevendo la risposta. Mentre affermate questo, lascio andare il peso di tutti i miei problemi all'intelligenza spirituale infinita e so che ogni vero desiderio del mio cuore sarà esaudito grazie alla mia forza spirituale. Intenzione di oggi. Oggi credo che l'intelligenza divina, che è la mente di Dio, guidi, custodisca e diriga veramente i miei pensieri e le mie azioni. Credo che Dio conosca già la risposta a ogni mio problema. Per questo lascio andare il mio problema, come se non mi appartenesse più, e ascolto la risposta, come se fosse già certa. La risposta a questo problema non esiste solo nella mente di Dio. Io affermo che è nella mia mente, ora. Accetto pienamente, con gioia, la guida divina. Sono aperto a nuove idee, a nuovi pensieri, a nuove speranze e a nuove aspirazioni. Ciò che ultimamente sembrava un problema non esiste più. Perché la mente di Dio, che conosce la risposta, sta scorrendo tranquillamente attraverso il mio pensiero, le mie sensazioni, la mia mente, la mia anima, il mio cuore, la mia realtà. Una grande pace e una grande gioia mi avvolgono mentre accolgo questa risposta da parte del datore di tutta la vita.